restauro dei pilastri, dei gradini, delle fasce in travertino e delle scalinate in pietra. Le logge Vasari torneranno al loro antico splendore con un nuovo look. Ha infatti preso avvio il cantiere per il risanamento del loggiato vasariano in Piazza Grande. Finalmente, dico, abbiamo dovuto aspettare qualche mese per una serie di motivi, primi legati al meteo perché devono operare a certe temperature dei materiali che vengono utilizzati, in secondo luogo perché durante la città del Natale ovviamente la piazza e la città era invasa da manifestazioni turisti e quindi abbiamo aspettato il marzo per iniziare questo cantiere che verrà interrotto durante la giostra e ripartirà immediatamente dopo per finire, speriamo, se tutto va bene, ad ottobre. Verranno restaurate le prime 10 colonne che danno sulla piazza, la scalinata di Piaggio San Martino e la scalinata centrale che porta fino a Piazza del Palatino. Questo è il primo lotto e a seguire ci sarà il secondo lotto che riguarda la parte rimanente delle colonne, ovvero quelle su Via Vasari. Il restauro però poi va mantenuto anche questo splendore con degli interventi antivandali e antiumidità. Allora, gli interventi antiumidità in realtà sono già stati eseguiti, sono state installate delle apparecchiature per evitare l'umidità da risalita e quindi speriamo che diano qualche buon risultato e inoltre nelle scalinate che portano a Praticino dopo il restauro verrà installata una telecamera in modo tale che quella zona sia presidiata anche da un occhio ulteriore. Si tratta di un intervento da circa 200.000 euro. Ma è un restauro che era importante fare, ovviamente molto lungo, impatta ovviamente anche a livello estetico sulla piazza, quindi la Fondazione Rezzo-Inture sta lavorando per ridurre al minimo l'impatto estetico, lavorando soprattutto su un mapping fotografico della parte bassa e una ricostruzione delle colonne sulla parte alta in modo che, diciamo, il colpo d'occhio sia migliore possibile. Tra l'altro prenderemo l'occasione per mettere in mostra le foto che provengono dal concorso dei 50 anni della Fiera Antiquaria fatto dagli Instagrammer, quindi sarà anche carino vedere come i fotografi da tutta Italia hanno comunque fotografato la nostra bella Fiera Antiquaria, quindi si cerca in qualche modo di ridurre l'impatto. Stessa cosa vale per le fiere, dove il cantiere verrà ridotto al minimo per far sì che nessun banco verrà spostato, quindi siamo riusciti a trovare un equilibrio molto complicato, però che riuscirà, insomma, nei prossimi mesi a fare entrambe le cose, quindi a lasciare comunque la piazza bellissima nel suo splendore e al tempo stesso fare questo restauro che era essenziale.